è conclusa la 2 giorni dedicata al fumetto e alla letteratura per ragazzi che si è svolta sabato e domenica nella centrale piazza Eraclea di Policoro. La manifestazione, che punta a far crescere tra i ragazzi l'amore per il fumetto, ha visto anche quest'anno la partecipazione di numerose scuole che hanno realizzato dei veri e propri fumetti in mostra per tutto il tempo dell'evento. Lavori che sono stati premiati al termine della serata conclusiva di domenica. Anche quest'anno tanti i nomi celebri che hanno arricchito la manifestazione, tra tutti Guido De Maria, eclettico autore di fumetti e spot pubblicitari, nonché padre del linguaggio fumettistico in televisione, e Alberto Pizzetti. Con Guido De Maria, fondatore di Gulp, Super Gulp, colui che ha portato il linguaggio del fumetto in televisione. Bene, sì, ha detto, è giusto, quello che ha detto è tutto giusto, non ne ha sbagliata una. No, in effetti, se noi, penso 40 anni fa, capito, portammo i fumetti per la prima volta nel mondo in televisione, perché non era mai stato fatto un tentativo per portare questo genere così, prima abbastanza anche trascurato, perché una volta leggere i fumetti era una cosa che i genitori ti vietavano, insomma, si dovevano leggere di nascosto. Io mi ricordo che li leggevo con una pila sotto le coperte, capito? Perché dicevano che i fumetti erano diseducativi, invece non era vero, perché insegnavano oltretutto anche già i bambini a leggere prima ancora che sapessero leggere. E quindi noi 40 anni fa ci proponemmo di portare il fumetto in televisione, con un esperimento che andò benissimo, perché Gulp diventò un programma di grande successo, e subito dopo, 4 anni dopo, purtroppo, perché ci fu un problema di budget da parte della televisione, affrontammo il pubblico con Super Gulp. 4 anni, il 77, 78, 79, poi un anno per tirare il fiato perché non ne potevamo più, e 81 con Buonasera con Super Gulp. Quindi 40 anni, e quindi Nick Carter ha più di 40 anni. Oggi lei si trova qui a Balloon, la festa del fumetto, che già è la seconda edizione, vede tanti lavori realizzati da piccoli fumettisti. E questa è una cosa veramente che riempie di gioia, anche sono stato trascinato da Claude, che già da un paio d'anni segue questa manifestazione, e non posso che complimentarvi per questa iniziativa, perché insegnare ai bambini, soprattutto fare in modo che i bambini continuino a disegnare, perché disegnare in fondo è una scrittura, no? Si impara a scrivere perfettamente, poi ci può chi scrivere meglio, chi scrivere peggio, chi scrive come una zampa di gallina, chi ha una bella calligrafia, così anche il disegno, tutti possono disegnare, e poiché con la scrittura si possono raccontare storie, anche col disegno si possono raccontare storie. Quindi bella questa iniziativa, stupenda, perché stimola i bambini a dare qualcosa di creativo, insomma, di mettersi proprio nella situazione di poter costruire una cosa e disegnarla e vederla dopo con i propri occhi. Alberto Pizzetti, qui al Policoro per la seconda edizione di Balloon, la festa del fumetto. Come nasce la sua passione per il fumetto? Allora, nasce in realtà da tenerissima età, perché ho avuto la fortuna nella città di Rapallo, dove vivo in Liguria, di avere contatto fin da quando ero giovanissimo con molti disegnatori di fumetti. Cito Bottaro piuttosto che Rebuffi, piuttosto che Galeppini, perché nella nostra regione, in particolar modo nella zona dove vivo ancora adesso, c'è una forte presenza di disegnatori di fumetti. Di fatto il 3D l'ho utilizzato più in produzioni di tipo videoludico, quindi nell'ambito dei videogiochi, animazione 3D e modellazione 3D. Per quello che riguarda invece il fumetto, siamo su un discorso prettamente di colorazione bidimensionale, per esempio con Photoshop, dei fumetti, come ormai avviene normalmente. Soddisfatti per la riuscita dell'evento gli organizzatori Cosimo Minonni, direttore organizzativo, ed Enzo Perriello, direttore artistico. È particolare perché abbiamo fatto quest'anno un'anteprima, aspettando Balloon. È un'idea del direttore artistico, quindi sia ieri che l'altro ieri abbiamo fatto le pressioni per i bambini. Ha avuto un successo, sarà la prima edizione, un po' particolare, però quest'anno stiamo sviluppando altre tematiche per le prossime edizioni. Le scuole sempre protagoniste di questa bellissima manifestazione, nuovi fumettisti già che anche l'anno scorso sono stati presenti qui. Sì, perché per noi l'essenza di una manifestazione culturale è andare al centro della questione, appunto, della cultura, in questo caso del fumetto e della letteratura per ragazzi, per cui diventa fondamentale la formazione. I laboratori artistici in questa edizione in Balloon sono fondamentali per la manifestazione in se stessa. Ha notato l'interesse da parte di chi è chiamato a realizzarli?
Sì, quest'anno dobbiamo di nuovo ringraziare Claude perché è venuto su a febbraio e abbiamo fatto tutti i laboratori in queste 14 classi, molto interessante, e i ragazzi sono stati entusiasti di nuovo a fare, infatti abbiamo avuto un successo, abbiamo visto già dall'anno scorso chi ha fatto il secondo laboratorio, quindi il secondo anno di laboratorio, si è perfezionato già tantissimo. E sono altri bambini che quest'anno hanno partecipato che l'anno prossimo speriamo di nuovo sarà più numeroso, insomma, quest'anno erano quasi 300 bambini. Quindi ci sarà la terza edizione? Sicuramente.